Perché era importante darvi un consiglio che vi cambierà da così a così la vacanza. Vi parliamo in questo video di TripAdvisor, appunto. Benvenuto su TripAdvisor, ci c'è scritto. E se Max può installare nel suo telefono TripAdvisor, anche voi potete farlo. Qua ti ci manca solamente la cornetta, sai, così. Sì, assolutamente. Distretto di Chisinau. Guarda, si può andare in mongolfiera, per Allora, mi ha esempio. trovato qua un sacco di posti Goa Territory è interessanti. Goa bello, qua ci abbiamo Territory fatto il compleanno, è veramente un bel posto. è una bella piscina enorme per stelle. Comunque, usate TripAdvisor. Prima di venire in Moldavia, installate l'applicazione perché così non fate un viaggio che vi annoiate, insomma, cioè avete un sacco di cose da fare. Qua assolutamente è una delle prossime attività che andiamo a fare. Solo che tu c'hai paura delle altezze, vero Max? La porta era aperta, io mi sono scivolato, non mi ricordo come si chiama quell'affare dove i bambini camminano, il Il girello. girello, quello là. Praticamente il girello si è capovoltato insieme alla mia testa su tutti e 5 i piedi di scale. Però in sostanza mi è successo veramente, da allora ho avuto un trauma. Questo è Stefan Celmare, il parco, bello, Ci siamo stati ragazzi. qua noi, aspetta, fammi Sì, vedere. che c'era la Sì, sì, gente che sì, prendeva sì, il sì, sole in sì, sì, spiaggia sì, sì. in costume. Soprattutto un mare di papere, papere come le Rane, peste. ragazzi, rane, rane, tante rane. Io ogni tanto metto addirittura i cuoricini ai ristoranti che mi piacciono. Te lo metti Proprio come quelli. preferito, in sostanza, il cuoricino. Sì, così li trovo su un segnalibro questo. Grillhouse. E la Taifas, è vero, qua La si mangia Taifas, me bene. lo ricordo, un bel Birreria posto, sì. Chisinau, Smokehouse, ci siamo Smokehouse è uno andati. dei miei preferiti. Smokehouse è molto giovane come Poi, posto, però. qui Non si mangia andiamo la pasta sulla. fresca, proprio ti fanno la pasta fresca, vediamo se ci sono le E come mai non foto. mi ci hai portato qua a Oliva, da dove si Max, mangia la pasta fresca? mica sei la mia ragazza. Oh, se mi metto una parrucca Se in mi offri testa. la cena, ti ci porto. Vedi questa è tutta pasta fresca. Che hanno un laboratorio artigianale. Guarda che buona sta pizza. La pizza al trancio addirittura. Ah, Guarda ma guarda che quest'altro. pizzone che ci sono qua, Ragazzi, ragazzi. andate da Oliva, si trova al quartiere Toscano. Prendi il taxi, 1,50 euro. E come chiamate il taxi? Col telefonino. Ci sono i numeri dei tassisti che parlano italiano e vi ci fate portare. Da. Andy's Pizza. Andy's Pizza è un po' come Pizza Mania, va bene. È ok. C'è il Il cinese anche cinese per vicino a me è me. un'incognita. Io sono giapponese, ma il cinese. Madame Wong, io lo proverei questo una sera. Mi rimane sempre un'incognita, dobbiamo provarla Vediamo questa un po' avventura. cinese. Cioè, uno dei posti più famosi dell'universo dove c'è il vino e tu non pensi che c'è la vineria a Chisinau. L'ho anche vista questa, sai? E non è lontano da qua. Ragazzi, in Moldavia fanno il vino, uno dei vini più pregiati al mondo, cioè Buona, assolutamente, vero? assolutamente. Confermo. Questo non lo sapevo che esisteva un casino in No, li Moldavia, hanno chiusi, perché li hanno c'era chiusi fino tutti, all'anno c'era. scorso, Sì, ma sì, 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 non sì. c'era ancora quando c'era in casino. Meno Male. Era male. una questione di politica, se Se no, ti ci sbaglio. spendevi tutto lo stipendio al Non casino mi è mai adesso. piaciuto il gioco d'azzardo, preferisco i giochi dove c'è la bravura del Comunque, giocatore. il posto più bello per andare a ballare a Chisinau è il Flamingo. Non è il coco, sì, più bello? Si chiama un nightclub, ma in realtà nightclub qua sono le discoteche Sì, sarebbero, il club ok? non è da intendere come le ragazze che si spogliano e fanno cose sconce, no? È come Assolutamente. discoteca a tutti gli effetti. La prima Risolvi. volta non me lo posso dimenticare, c'era Vasile che mi fa: tu basta che fai capire che sei italiano e passiamo tutti. Sono arrivato e ciao, L'hanno prego. rimbalzato perché c'aveva i calzini alti così nel piede. Da quando Ehi, sono guarda chi arrivato. c'è, il dottor Mihai pure. Questa è il dottor Mihai con la moglie, l'hanno beccata al Flamingo. Ripetiamo. Dottor con la moglie, cioè per farvi capire che qua le cose funzionano un po' diversamente. Quanti anni ci si sposa in Abbiamo Moldavia? degli standard noi in Italia che veramente ci dovremmo vergognare di noi stessi, ragazzi, Qua ci si veramente. sposa 23 anni in Perché è Moldavia. possibile? Comunque c'è un'altra cultura, un'altra mentalità, cioè la gente già lavora a 18 anni, cioè io mi immagino in Italia un 18enne che si vuole sposare, tipo, ma dove devi andare? Cocos, Questo Flamingo ci sono stato pure. Il coco, tra Cocos e Flamingo non lo so qual è migliore, sta di effettivamente. fronte al Mojito. Il Mojito è un pre-serata praticamente dove si va, si mangia e si beve una Classico cosa. pub, praticamente. Classico pub, però molto Un po' carino. Anzi, fighetto, però comunque un classico pub, ora ve lo sostanzialmente. facciamo vedere anche il Mojito. Mojito sono dei bei posti questi dove andare a passare una serata tranquilla. Sembrano tutte modelle, lo so, è inutile che continuate a dire il vero nella vostra testa, ragazzi. Io ci sto convivendo da un po' con questa Max, sei cosa. quasi un anno qua in Moldavia, ancora sei single, Max. Ragazzi, che vi posso dire? Non lo so.
Trovati una ragazza, certo che se non esci quando mai la incontri una ragazza, Max. Già. Mi mangerei pure il vetro, guarda. Pizzeria Caruso. Pizzeria Caruso, mamma. Qua c'è il tipo addirittura che di un napoletano, questa pizza. Le recensioni parlano da sé. È inutile dire che la pizza è buona, perché... Io qua, se ti ricordi, mi ero preso la bufala, quella con la mozza di bufala. Una cosa incredibile. Questa è la pizzeria Caruso, per esempio, secondo me è la miglior pizzeria che c'è qua in città. È perché è una pizza italiana vera, non è una pizza per passare. Non è in dispizza, non è in dispizza. Vi faccio vedere in dispizza per darvi un'idea. Cos'è in dispizza? In dispizza è una catena, quindi come tutte le catene fa le cose a catena, cioè a catena, come te lo posso spiegare? Catena di montaggio, catena di montaggio. Nel senso gli ingredienti sono solo sono sempre gli stessi, eccetera. La pizza preferita di Max è la patatosa, solo che in dispizza è l'unico che non fa la patatosa. Infatti se ne va a mangiare da Pizza Mania, che gli fa la patatosa con il prosciutto cotto. Con il prosciutto cotto. Ogni giorno lui sta mangiando la patatosa con il prosciutto cotto e patatine fritte. Cambia. La pizza con il petto di pollo di sopra, ragazzi, non vedo l'ora di mangiarla. È un classico italiano. Un classico italiano. Ci metti un po' di ananas e poi fai proprio male. Perfetto. Un locale stile Starbucks dove puoi andare, c'è il wifi, c'è i tavolini. Puoi stare lì, insomma, quanto vuoi. Ecco, questo più o meno è lo stile. Ok, il classico stile giovane. Questo è lo stile. È un caffè letterario. Molto, molto carino. Ce ne sono tanti in città. Ce n'è uno anche qua vicino alla clinica, in centro. Siamo praticamente qua, il policlinico, ecco questo, SOS Turismo Dentale. C'è un posto dove andiamo spesso a mangiare, dove pranzi con 2 euro praticamente, quello... Non mi ricordo mai il nome di questo, non mi ricordo mai il nome. Io ve lo segno qua sulla cartina, praticamente sta, dunque, c'è questa strada che curva... Cioè, in sostanza spendi la metà di, che ne so, Pizza Mania, per esempio, e ti danno il primo e il secondo, solo che come malus non puoi scegliere quello che devi mangiare, cioè semplicemente tu arrivi e tu sai che quel giorno cosa succede, ok, prepariamo la pasta e come secondo c'è la carne e pure di patate. Punto. Ma quello buono, ti vuoi mangiare. Buono. Fanno però è fatto in casa, è fatto bello, poi ti danno come invece dell'acqua, ti danno gratis questo bicchierino con una specie di bevanda moldava che sarebbe acqua fruttata, da quello che ho capito. Sembra un tè. Sì. Però è acqua fruttata effettivamente. Buona. Non puoi sapere di cosa sa finché non lo bevi, perché cambia sempre anche quello. Noi siamo qua, ragazzi, è vicinissimo. Quanto sarà di distanza da qui a qua? Ma sono 5-6 minuti a piedi massimo. Sì. Vediamo quanto dista, più o meno sono 7 minuti a piedi. 7 minuti. Io 5-6 minuti perché sono sei una gru praticamente. Una gru praticamente, sì, quindi per questo. La giraffa, questo è un posto dove si mangia abbastanza bene, qua c'è Andy's Pizza che sta proprio vicino alla clinica. Davanti, se si vuole fare gli ignoranti, c'è Star Kebab. Star Kebab, sì, qua sì, praticamente, sì. E su questa strada principale c'è Star Kebab, che è una sorta sì, di... Sì, praticamente la clinica sta in un punto strategico molto serio, perché alla fine è una strada lunga, importante, che ti porta praticamente ovunque. Sì. Basta. Però il quartiere non è così bello, ci sono quartieri più belli nella città. Ma sì, per esempio quello a parco, qua. Valamorero, il lago, questo è stupendo. Andate qua verso le 6:30 di sera a farvi una corsetta lungo il parco. Impressionante quanti parchi ci sono. Sì, è una città veramente verde, Chisinau. Strada Mosca praticamente. E questo qua è il quartiere giovane, studentesco, e questa strada qui, Boulevard Moscova, vi consiglio di farvi lasciare qua a Vasabi da un taxi che vi ci porta da Kish, da via Ismail praticamente in 10 minuti. Sì. E farvi tutta questa strada a piedi. Qua c'è un bellissimo parco, questo centrale, anche qua ho portato Max. Sì. Sì, abbiamo visto anche questo lago qua sotto, qua mi pare anche che si possa pescare in questo laghetto. Comunque, insomma, questi erano dei consigli di viaggio che secondo me saranno veramente utili. Un consiglio è quello, fate come Max, installatevi l'applicazione TripAdvisor perché vi cambia la vacanza. Max non se ne fa nulla perché tanto siamo noi che gli diamo i consigli di dove andare. Grazie, sì. Grazie a tutti ragazzi, se avete delle domande ricordate che c'è Max qua in ufficio, oppure c'è sempre qualcuno al dipartimento logistico che vi può dare consigli su ciò
che si può fare qua in città. Dai, ci vediamo presto. Ciao belli. Ciao ciao.